Con un gol di Renan Pippi, il Pineto supera il Campobasso e conquista la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, assenze dall'una e dall'altra parte, con Cudini costretto a rinunciare a Menna e la Barba infortunati, all'influenzato Danilo Alessandro. Nel 4-3-1-2 Cafiero fa coppia centrale con Dalmazzi in difesa, mentre Candellori è il trequartista alle spalle della coppia d'attacco Giampaolo Musetti. Conta le assenze anche Epifani, chiamato a rinunciare all'ex Jonathan Alessandro, della Quercia, Palumbo e Speranza, ma recupera Stefano Amadio dal primo minuto a dettare i tempi a centrocampo alle spalle del tridente composto da Sarrizzu, Pippi e Massa. La partita si gioca sul filo dell'equilibrio e in avvio, botta e risposta al quarto d'ora. Sissé, molto attivo sulla destra, mette in mezzo un buon pallone per Pippi. La girata di prima intenzione del brasiliano termina fuori di un soffio. Sul capovolgimento di fronte, Giampaolo in diagonale centra all'esterno della rete. La gara è viva e le due squadre rispondono colpo su colpo. Al 26esimo, traiettoria insidiosa dalla bandierina di Stefano Amadio, Natale sfiora quel tanto che basta per spedire in corner. Sulla ripartenza, occasionissima per gli ospiti, pregevole girata di bontà che costringe Shiba alla respinta. Sulla sfera si avventa Musetti che deposita in rete, ma l'attaccante viene fermato in posizione di fuorigioco. Passano 7 minuti e la regola non scritta più famosa del calcio si concretizza. Al 34esimo, dalla bandierina a quadro, pennella il cross al bacio per la testa di Pippi che di rapina insacca sotto l'incrocio per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Il Campobasso accusa il colpo e lascia qualche spazio in più alla manovra dei biancazzurri che al 38esimo potrebbero raddoppiare, ma Natale è attento e para in due tempi il diagonale di Massa. Nella ripresa il Campobasso parte subito forte nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Dopo appena due giri di lancette, Musetti scarica all'indietro per Van Zan, la gran botta dal limite e la pronta risposta di Shiba, che è provvidenziale anche sul successivo calcio di punizione. La risposta del Pineto al 17esimo, ancora su calcio piazzato di Acquadro, che termina fuori di un niente. Al 20esimo Sarrizzu rimane a terra per un problema alla caviglia ed è costretto ad uscire fuori in barella. Al suo posto entra Ciarcelluti, che si rende subito protagonista al 27esimo con una gran sgroppata sulla fascia destra che lascia sul posto gli avversari e un diagonale che termina fuori per la disperazione di Massa, tutto solo sul primo palo, e del nutrito pubblico del Mariani Pavone. Alla mezz'ora è invece il Campobasso ad avere l'occasione giusta per pareggiare, ma sugli sviluppi della punizione di Pizzutelli, Musetti da due passi non riesce a sorprendere Shiba. Le due squadre si fronteggiano a viso aperto. Al 31esimo ancora un'occasione sull'asse Ciarcelluti-Massa con il colpo di testa dell'attaccante che termina di poco fuori. Brividi per i biancazzurri al 33esimo quando Tenkorang centra in pieno la traversa e Musetti non riesce a piazzare il tapin. Ultimo sussulto del match in pieno recupero, quando il Campobasso reclama un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Marini sul tentativo di rovesciata di Energe. Non è dello stesso avviso il direttore di gara Pistarelli di Fermo, che farà giocare fino al 53esimo, ma il risultato non cambierà più. Grande festa in casa Pineto, che scavalca in classifica proprio i rossoblù, contestati a fine gara dai circa 200 tifosi giunti dal Molise. Sono contento per i ragazzi, per la squadra, per il presidente, per tutti quelli che stanno intorno a noi, perché abbiamo fatto veramente una grande partita di sacrificio. Venivamo da mercoledì, una partita anche dispendiosa da Vezzano. In questo momento non l'ho mai detto, ma abbiamo avuto tanti problemi, abbiamo tanti giocatori fuori, abbiamo pochi ricambi, ma ricambi di giocatori grandi. Per oggi la squadra ha tirato fuori tutto quello che aveva, anche negli ultimi minuti ha mantenuto il risultato e abbiamo rischiato di fare tante volte 2-0. Quindi sono contento, si riparte da martedì e non ero preoccupato quando le prime tre partite qualcuno diceva che il Pineto era in crisi, e non sono esaltato oggi che abbiamo vinto una partita importante. C'è lavoro, c'è tanto lavoro, e bisogna tenere molto, da parte mia, molto equilibrio, so di avere a disposizione una squadra importante. E quando saremo tutti ne diventeremo ancora di più. Ecco mister, è un Pineto che sotto il profilo della prestazione sta crescendo in partita dopo partita, oggi la partita di oggi ne è stata la dimostrazione. Ma oggi gli ho chiesto ai ragazzi di fare questo tipo di partita. Sapevo che con questo caldo, col passare del tempo, potevamo perdere qualche energia perché, ripeto, abbiamo giocato anche mercoledì,
Avevo Renan che si è allenato pochissimo, quindi gli ho chiesto anche, non siamo stati magari soliti andarli a prendere alti, perché sapevo che col passare del tempo potevamo soffrire a livello fisico, ma la squadra oggi mi ha entusiasmato anche a me a livello caratteriale, a livello di voglia di portare a casa il risultato contro una squadra che è partita per vincere il campionato senza nessun dubbio, quindi è una vittoria importante. Stefano pensava ha preso la distorsione, ma poi alla fine ha preso una botta sul tendine, non dovrebbe essere niente di grave, quindi niente di preoccupante. Gli altri siamo sulla strada, abbiamo Jonathan, Alessandro, Palumbo e Ivan che ha avuto la febbre, Speranza, e quindi cercheremo di recuperarlo, oltre al fatto di Riccardo Della Quercia che purtroppo ha avuto una frattura al quinto metatarso, quindi ci vuole un po' più di tempo. Però sicuramente è stata una partita non facile contro una buona squadra che non ha avuto ritmi altissimi, noi idem, potevamo fare sicuramente meglio come ritmo, però poi si è decisa su un calcio piazzato, come sapevamo che poteva essere un'arma a loro favore, però su queste situazioni bisogna stare molto più attenti, bisogna essere molto più scaltri, quindi non siamo stati secondo quanto volevamo fare la partita, però dire che abbiamo fatto grossi passi indietro non mi sembra, perché poi la squadra ha lottato, la squadra ha fatto, al di là di, non si può pretendere che la squadra faccia 10 occasioni a partita, abbiamo avuto le nostre occasioni, non siamo stati forse bravi e fortunati a concretizzarle, ma queste partite a volte si giocano anche così. Noi capiamo la gente che ha voglia, ha necessità di fare il risultato sempre ogni domenica, questo lo sappiamo, ne chiediamo anche scusa se oggi non siamo stati all'altezza delle aspettative, però bisogna capire che il campionato è difficile, non sempre si riesce ad andare su tutti i campi e comandare e padroneggiare con il risultato, quindi noi volevamo fare una partita diversa, metterla sul ritmo dove non siamo stati capaci, e quindi è venuta fuori una partita a ritmi non altissimi, però credo che il gioco l'ha condotto spesso e volentieri il campo basso.